Guardate che cosa ho trovato oggi, qua a Roma, stupendo. Guardate, sono proprio sottili, sottili, sono delle burratine. Quindi farò una pasta con burrata e zucchine. Allora, ingredienti: linguine di campofilone, burratine, parmigiano, grana padano, scusate. Poi ho basilico, cipollotto e le nostre zucchine con i fiori. Adesso vado intanto a salare l'acqua. Saliamo, metto olio abbondante, perché che cosa mi servirà? Mi servirà di friggere queste zucchine qua dentro. Sì, sì, è inutile fare così, camera woman. Buonissime. Taglio le zucchine. Oh, lo devo far sentire. Ecco, siamo capiti, eh? Devo scrocchiare. Se non scrocchia non so le nostre. Normalmente io non mi taglio, se uso il coltello in questa maniera, guardate. Le unghie sono sempre all'interno, vedete? Così. Va bene? I fiori ci teniamo. Se sono buoni, perché buttarli? Poi sfoglio un po' il basilico. Levo la cimetta. Asciugo bene perché sennò lì c'è l'acqua, c'è un po' di umidità. Metto il basilico, così. Poi incomincio a friggere le zucchine. Adesso vedrete, alla fine quando friggeremo tutto quanto, vedrete che questo olio diventerà verdastro, bello, che prende tutto quanto il buono delle zucchine. Vi dico, oggi mi sono ammazzato in palestra, c'ho una fame, ma una fame che nemmeno c'ho forza di parlare. L'odore, il profumo, no, l'odore è invitantissimo. Allora, poi stiamo friggendo con l'olio extravergine d'oliva, perché io me lo devo mangiare, poi questo un po' di olio rimane, quindi deve essere olio buono, ok? Oh, mi raccomando, l'olio una volta usato, soprattutto per la frittura, non gettiamolo nel bagno, nel water o nel lavandino, non dobbiamo inquinare il nostro mare, perché a tutti quanti noi ci piace fare il bagno nell'acqua pulita, il pesce deve essere buono, quindi mi raccomando. Allora faccio così, via, zucchine qua, le tiro fuori, l'olio va messo nella sua bottiglietta bella e va portato nei centri smaltimento di oli esausti. Dove sono? Li dovete trovare vicino a casa vostra, ognuno ce l'ha, vedete su internet e li troverete. Allora, continuo a friggere. Adesso l'olio è troppo, non mi serve tutto, quindi vedete, l'ho perso. Poi in questo abbasso l'induzione, anzi la spengo proprio, prendo un cipollotto, taglio sottile, 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 metto anche un po' di verde che mi piace, lo facciamo leggermente appassire. Accendo induzione piano 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 piano, recupero un po' questi fiori e me li preparo per dopo, quando andrò a mantecare la pasta. Taglio a striscioline, sentite la musichetta, proprio rilassante, proprio da... è venerdì o sabato, capito? Col drink in mano, eh? Già, hai pensato alla festa. Allora, linguine di campofilone, ragazzi, qui non si scherza. Leonardo, amico mio, guarda che pasta che fai. Quante ne mangiamo, ragazzi? Ci abbiamo fame? Qui sono 2 etti e mezzo. Li butto, camera woman? Ma sì, li butto, vai. Ah, guardate che bel pacchetto, fatto bene. Gli altri 125 e sono 2,50. Adesso metto un pochino di acqua. Ah, perfetto. Levo dal fuoco, metto basilico, così strappato con le mani. Guardate le zucchine, vedete come sono moscette? Poi i fiori di zucca, gratto e formaggio, qua abbondante, eh? Un po' nel gratto. È pronta, ragazzi, quasi cotta, non del tutto. Questa è proprio da serata, questa canzone, eh? Questa musica. È da aperitivone, capito? Adesso un goccetto di acqua e facciamo ben insaporire questa pasta.
ho riacceso il fuoco sotto, l'induzione in questo caso. Basilico a non finire proprio, un po' di pepe. C'ho una fame qua. Adesso lasciamo poco poco scendere la temperatura della pasta. Altro pochino di acqua di cottura. Mo, adesso grana a volontà. Ancora un po'. Perché questa qua, questa grattugia, ti inganna. Gonfia, capito? Fa effetto nuvola. Acqua. Il rumore è quello, ragazzi. Nessuno ci può fermare. Allora, ci metto un goccino di questo olio adesso. Guarda che crema, Cameroon One. Guarda qua. Una crema, Trova le zucchine, così. Vai, così. Devo stare attento e si rompono subito queste. Ok. Vado? Siete pronti a godere? Questo veramente, ragazzi, è sensuale sto piatto, lo trovo veramente sensuale. Allora, grattate di pepe. Adesso voi farete lo stesso del vostro, guardate, guardate. Ah, spettacolare. Vedi, dovete fare così nel piatto, lo mescolate bene, che la burratina vada per tutto. Ragazzi, ma si vede, è buona da morire, che mi devo dire, è fantastica, la pasta è buonissima, la burratina strepitosa, zucchine freschissime, ma che per forza viene buona. Quindi, sempre il nostro motto, stagionale, perché ancora è tempo delle zucchine, spesa giusta, economica giusta e tanto tanto buona. Ciao, da casa Mario. Che bontà, cavolo.